ragazzi, stamattina petto e braccia. Adesso la palestra di Alessio Bertolino, un bodybuilder di 120 kg, fortissimo. Palestra, come vedrete, è molto old school. Qui c'è l'altro piano, ma un bello spam qui. Molto ben attrezzata, si respira l'odore di bodybuilding serio. Was
Ascoltatemi, è una storia che si chiama, un maestro.
Il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso il mondo, per ragionare di avere il pericolo il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'80ª mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema. Si è messo un... Allora ragazzi, sei indispensabile perché devono vedere quello che sta succedendo. Devono vedere che, come al solito, io guardo e tu mangi. Questa è la nuova alimentazione da powerlifting. Come si chiama? Un crispy bacon al giorno. Alle 9? Alle 9, toglie il 9 del mattino, toglie il medico di bomba. Comunque, facciamo un resoconto rapido di questi giorni. Allora, dopo le disavventure di lunedì, martedì siamo stati a Clusone dal coach. Il video è uscito ieri, avete visto l'allenamento, posing, ci hanno andato bene, il coach è molto contento, tant'è che mi ha proposto di gareggiare una settimana prima a Milano in Pro League. Ora, sinceramente, io non mi sento pronto, nel senso non mi sento ancora all'altezza, però vediamo, nel senso che ho deciso di valutare in queste settimane la condizione e se proprio mi guardo allo specchio e dico sono mostruoso, cosa non accadrà mai, la farò, altrimenti non la farò. Quindi diciamo che tolta questa settimana che ormai è giovedì, è andata, per Madrid mancano 5 settimane. Per Milano ne mancherebbero 4, quindi vediamo un po', vediamo come si evolve la situazione. Poi facciamo passare un paio di settimane e in base alla condizione deciderò il da farsi. Detto ciò, ieri siamo stati a Verona dal suo coach, di questa porchetta. Lei si è allenata, il coach ci ha detto che quest'anno deve andare ai mondiali. Vabbè, comunque era contento, no? Ha detto che deve fare podio, così va a fare le gare internazionali. Io le faccio da paggetto, le porto il board, la porta a borse, la porta insert. Io farò il mio ruolo, quello di metterti le ginocchiere. Questa è la fine, la mia fine, visto che come atleta valgo poco, quindi preferisco mettere le ginocchiere. Comunque, quindi alla fine di tutto ciò, adesso che succede? Adesso torniamo. Ah, tu mangia nel frattempo. Ah, è finito tutto. Invece ho ancora le patatine. Oh, che bicipite, però non tanto. Però ogni tanto un cerco di bicipite ci vuole, sai. Comunque, detto ciò, ora si rientra alla base. E poi torneremo a fine mese di nuovo su. Tra l'altro, probabilmente quando saliremo per fare la gara sua, cioè il 30 settembre, ci fermeremo poi 2 giorni a Clusone dal coach, perché per fare tipo una full immersion di allenamenti, più posing, più preparazione routine gare, quindi sarà una bella esperienza. Detto ciò, ragazzi, vi saluto,
al prossimo video. Domani non uscirà un vlog perché è pronto il video che abbiamo girato 2 settimane fa con un ragazzo che seguo di allenamento di gambe, girato da Tony. È video spettacolare. Ovviamente ero più pienotto, ero ancora meno tirato di adesso, però merita veramente il video spettacolare, l'ho visto ieri. Quindi uscirà quello e poi dopodomani ritorniamo con i nostri vlog. Quindi buon rientro per noi, buona sfocata per te, saluta gli amici. Addio.